sul fatto che bisogna affrontare questo tema, sono d'accordo con quello che ha appena detto il compagno, che va affrontato assolutamente di petto. E infatti anche perché appunto il caporalato, come si diceva prima, non è una questione che riguarda solamente i braccianti, solamente il comparto agricolo, perché ormai come funziona il mercato del lavoro a livello nazionale e internazionale, appunto è un modello che riguarda tutti i comparti, proprio per come viene gestito lo sfruttamento dei lavoratori. Riguardo alla questione del lavoro pubblico e della gestione del centro per l'impiego per il lavoro pubblico, proprio per questo noi pensiamo che non sia una proposta che non possa limitarsi alla questione dei braccianti e comparto agricolo, ma si debba parlare proprio di gestione pubblica dei centri di collocamento e dei centri per l'impiego. Un altro aspetto che volevo sottolineare è che quando si è parlato appunto del caporalato lo fa qualcuno, in moltissimi casi la regione è complice di questo sistema, l'amministrazione è complice di un sistema che di fatto ha legalizzato quella che è l'intermediazione di manodopera, si chiama sistema cooperative, quello di cui però questa regione si vanta tantissimo come punta d'eccellenza. Noi invece pensiamo che se le cooperative avevano un valore di emancipazione, di unione dei lavoratori e sono nate per quello, oggi hanno perso qualsiasi tipo di questo tipo di valori, ma proprio, e quindi il modello economico dell'Emilia Romagna si basa strutturalmente su questo sistema, che significa strutturalmente basarsi sulla ricattabilità. E tutti i servizi che l'Emilia Romagna fornisce si basano su gare di appalti al ribasso, è infatti il motivo per cui noi parliamo di salario minimo e di reintroduzione dell'articolo 18 all'interno di tutti gli appalti pubblici, per cui se un'azienda, una cooperativa vuole partecipare a un appalto pubblico deve mettere come clausola il fatto che si deve pagare i lavoratori e bisogna rispettare i diritti. E questo deve essere per noi un punto imprescindibile. Poi c'è un altro aspetto, si parla, la repressione in genere colpisce i lavoratori, colpisce chi lotta. Noi pensiamo che però anche per quanto riguarda il gravissimo fenomeno del caporalato, e quindi stiamo parlando di una vera e propria guerra dove muoiono le persone all'interno appunto dei campi. Sono d'accordo sul fatto che non si possa solo reprimere la figura del caporale, ma anche chi è responsabile e complice del fatto che quel caporale possa effettivamente schiavizzare, perché di questo stiamo parlando, i lavoratori. La questione dei migranti certo che è centrale nel campo del bracciantato, però vorrei dire una cosa, che qui mi dispiace, però domenica scenderanno in piazza tante persone autoproclamato leader non è in grado di dire che i decreti sicurezza fanno schifo, che vanno aboliti completamente perché hanno creato manodopera da schiavizzare, ricattabile, e bisogna dire che vanno aboliti. Però bisognerebbe anche dire, secondo me, che bisogna abolire anche la Turco-Napolitano, la Bossi-Fini, tutto quel meccanismo che il fatto di avere il permesso di soggiorno è legato al fatto di avere un lavoro. È evidente quanta ricattabilità, il livello di ricattabilità estrema a cui è sottoposto. E poi io vorrei parlare di un'altra cosa, cioè le cause, perché non si può, secondo me, affrontare un problema senza provare a capire da dove nasce. E il problema, secondo me, è che oggi il mercato del lavoro in generale, per fare profitto, si spreme sui salari, ma si spreme sui salari proprio perché se pensiamo appunto alla questione dell'agricoltura, che si lega alla questione della grande distribuzione, questo modello che si basa sulla grande distribuzione organizzata, che è lei a fare i prezzi, distrugge, crea competizione al ribasso che si scarica sempre nei lavoratori e nei piccoli produttori, nei contadini che annaspano in questo sistema che premia solo i latifondisti. E infatti, secondo me, bisogna parlare anche del sistema del PAC, del sistema del piano europeo per l'agricoltura, un piano comunitario, perché è un sistema che bisogna assolutamente distruggere, perché tanto per cambiare questa Unione Europea che come gestisce questi fondi, come al solito sono fondi vincolati, e guarda caso, non mi stupisce per niente, alla fine mette sullo stesso piano grandi e piccoli produttori, e guarda caso ovviamente poi valorizza i grandi latifondi per fare e valorizzare i grandi latifondi vuol dire valorizzare un modello che si basa sul sfruttamento della terra e dei lavoratori,
E quindi sono d'accordo con quello che si diceva all'inizio, che la questione bisogna riunire la questione, noi la definiamo così, di giustizia ambientale e di giustizia sociale. E questo modello non solo estremizza questo modello di sfruttamento, il modello della grande distribuzione organizzata. Bisogna quindi rompere con il patto per l'agricoltura comunitaria, significa rompere anche con dei meccanismi di strozzinaggio finanziari che sono mossi dalle banche e che vanno a ricaduta sui piccoli produttori e i piccoli contadini. Io vorrei citare, ricordare, visto che stiamo parlando di lotte e di braccianti, anche di Vittorio, e lo vorrei ricordare non solo come colui che appunto ha insegnato ai braccianti a non togliersi il cappello davanti ai padroni, ma anche colui che ha fatto delle scelte coraggiose, politiche coraggiose, che è stato il presidente della Federazione Sindacale Mondiale e che in un momento storico di difficoltà estrema ha saputo stare dalla parte giusta della storia. E io credo che però oggi non si possa appunto parlare di problematiche concrete senza ricollegarle a quello che è il contesto politico generale. E secondo me sono state fatte delle scelte sbagliate, perché parlare oggi di unità sindacale è il fatto che Landini il 1° maggio abbia parlato di unità sindacale, che vuol dire che figlia di una serie di scelte che però sono state fatte. Figlia del testo unico sulla rappresentanza, figlia del patto che è stato fatto della fabbrica che è stato siglato, figlia anche di un appello per l'Europa e della piazza che ne è conseguita, che ha dato il via alla propaganda della sinistra sulle europee, firmato insieme a Confindustria, firmato insieme a CGIL, a CISL e UIL. E io vorrei ricordare che sponsorizzando un modello che però, a parte Confindustria, che erano i nemici una volta, dovrebbero essere ancora tali. E io penso che oggi saper collegare le questioni particolari su cui sono state fatte le proposte giuste alla questione generale non può prescindere da dire che oggi parlare di unità sindacale vuol dire essere complici con quello che è il massacro che sta succedendo in tutti i comparti del mondo del lavoro.